Sindaco Pino Finamore, come diceva lei prima dell'inaugurazione, dopo una lunga gestazione, Villa Santa Maria e dintorni potranno beneficiare di una palestra per attività sportive e ludiche, una struttura che mancava al territorio e che finalmente è diventata realtà. Guardi, per me oggi è una giornata di felicità immensa, perché dopo secoli potremmo dire, perché una palestra in effetti il comune di Villa Santa Maria non l'ha mai avuta, quindi oggi raggiungiamo l'obiettivo minimo di poter avere uno spazio dove i nostri ragazzi possono fare attività sportive. Adesso questo spazio verrà utilizzato dalla scuola primaria e secondaria, ma anche per altre attività. Su questo stabile avevamo già in effetti cominciato a lavorare nel 2003, quando ero vice sindaco, poi per molti anni tutto è rimasto fermo, fin quando non sono stato rieletto e con la mia amministrazione siamo riusciti ad avere un ulteriore finanziamento di 250.000 euro per portarlo a termine. Nulla di eccezionale, solo volontà secondo me amministrativa, politica, però è il raggiungimento di un obiettivo che il sindaco si era prefisso da tempo. Una struttura che potrà essere anche raddoppiata negli spazi, soprattutto quelli sottostanti all'attuale palestra. Infatti noi abbiamo fatto un po' di più, pensiamo anche a cosa bisogna sviluppare. E in effetti sotto vi era solo un garage che ha la stessa ampiezza di questo spazio. Noi abbiamo già preso con il credito sportivo un mutuo a tasso zero, dove realizzeremo, c'è stato già finanziato, una stessa palestra delle stesse dimensioni. In più rifaremo tutto il campo da calcetto in erba sintetica e un campetto polivalente sia basket e mini pallavolo. Questa struttura sarà, come dicevamo, a disposizione delle scuole primarie e secondarie, ma anche dei privati cittadini. Invece, quali sono le notizie per l'istituto alberghiero, che pure ha bisogno di una palestra? Ma lo diceva prima il presidente della provincia, in sostanza vi è un finanziamento di 2.600.000 euro che, oltre a mettere in sicurezza, darà la possibilità di ultimare quel famoso quarto lotto che a noi manca e che dà la possibilità a questi 700 ragazzi che frequentano l'alberghiero di poter fare attività scolastiche e extrascolastiche, con la realizzazione di una palestra che è come quanto un campo da calcio. C'è aula magna, ci sono uffici, ci sono aule, quindi spazi anche extrascolastici con due campi da calcetto, quindi che la cittadella si completerebbe con questo finanziamento, che noi pensiamo e speriamo la provincia possa portare a termine nel minor tempo possibile. Lei ha accennato nel discorso inaugurale alla concreta possibilità di avere anche dei corsi universitari qui a Villa Santa Maria. Di cosa si tratta? Beh, assolutamente concreta, perché ho incontrato il rettore insieme alla preside dell'istituto alberghiero per ben due volte e abbiamo trovato un rettore disponibile ad ascoltarci e convinto che si possa realizzare in brevissimo tempo un corso universitario a Villa Santa Maria. La nostra idea, che io ho esposto al magnifico rettore, è quella di mettere la sede nel palazzo Castracane, che è all'interno del centro storico, dove abbiamo avuto un finanziamento di 800.000 euro direttamente dalla presenza del Consiglio, e poi fare tutti i laboratori e tutto quello che sarà necessario per i corsi e per i master con l'istituto alberghiero. A breve, nei prossimi mesi, firmeremo una convenzione fra Comune, istituto alberghiero e Università di Chieti.